Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di andrologia e per farlo siamo in collegamento con un'eccellenza, il professor Fulvio Colombo, che è direttore della struttura dipartimentale di andrologia dell'azienda ospedaliero universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola. Buonasera professor Colombo e benvenuto. Buonasera, un saluto a tutti i telespettatori. Professor Colombo, quindi l'andrologia di che cosa si occupa? Dunque, l'andrologia è una disciplina complessa che raccoglie esperienze e culture chirurgiche e internistiche, quindi endocrinologiche e invece chirurgiche. Possiamo dire che l'andrologo è a tutti gli effetti il ginecologo del maschio. È un compito non facile perché esiste in questo caso una discriminazione di genere, ma a favore delle donne, della parte femminile. Spesso si parla di discriminazione di genere in tanti settori a favore del sesso maschile e a sfavore di quello femminile. In questo caso è l'opposto, perché per cultura, abitudine, tradizione, come tutti sappiamo, le ragazze sin dall'età delle prime mestruazioni sono abituate a rivolgersi al ginecologo perché accompagnate dalla mamma e quindi è un'abitudine consolidata in tutti i paesi diciamo sviluppati come il nostro, e quindi per tutta la vita avranno questo contatto con un loro medico a cui affidarsi, che è il ginecologo. Per l'andrologo, per la parte maschile, questo non è così diffuso e questo è un po' un problema, anche perché, come tutti sappiamo, non esiste più quel momento importante di screening che è stato per anni, decenni rappresentato dalla visita di leva, non c'è più, e quindi il ragazzo, il giovane, può succedere che finita l'età pediatrica, intorno ai 10, 12, 13 anni, se non ha evidenti condizioni che richiedono un'assistenza medica, rischia di non vedere più alcun medico per decenni e quindi sottovalutare delle condizioni che invece sarebbero facilmente riconoscibili e spesso risolvibili. Sì, professore, sembra essere proprio così la situazione. Per quanto riguarda l'età dell'adulto, quali sono le patologie più frequenti in ambito andrologico? Allora, diciamo che noi andrologi ci occupiamo della salute e il benessere maschile sia dal punto di vista sessuale sia da quello riproduttivo. Per la prima argomento, il benessere sessuale, le due disfunzioni, come si chiamano in termini scientifici, le due condizioni sanitarie più diffuse sono rappresentate dalla disfunzione erettiva, quella che una volta si chiamava l'impotenza sessuale, che naturalmente si può presentare con diversi gradi di severità, da lievi disturbi a invece importanti problematiche, e poi un altro problema un po' sottovalutato è quello della eiaculazione precoce, cioè dell'incapacità di controllare il riflesso eiaculatorio. Questo porta a dei rapporti troppo rapidi che spesso creano dello stress e dell'insoddisfazione all'interno della coppia. Queste sono le due principali, non principali, diciamo le più diffuse condizioni sanitarie per le quali i pazienti vengono a richiedere la nostra assistenza. Per quanto invece riguarda l'aspetto della salute riproduttiva, naturalmente ci dovremmo confrontare con delle coppie che scoprono una difficoltà a riprodursi, e questa è una condizione molto diffusa nei paesi occidentali perché le condizioni sociali, economiche hanno fatto sì che ormai la prima gravidanza, il primo figlio, spesso venga cercato in un'età ben superiore ai 30 anni. Cosa che nel passato non era. Come tutti sappiamo, le nostre nonne facevano magari molti figli, ma il primo lo facevano a poco più di ventenni. E quindi poi
era più naturale proseguire e avere anche molte gravidanze. Adesso si affronta il piacere della prima gravidanza in un'età più avanzata, e se a fronte di questa naturale minor riserva ovarica e quindi minore fertilità della parte femminile si associ qualche disturbo della qualità degli spermatozoi, della vitalità, della motilità, della forma degli spermatozoi, voi ben capite che le due cose unite creano questa difficoltà alla riproduzione. Sapete anche che da qualche anno in Italia è possibile ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, quella che si chiama PMA e che in generale si declina poi nella ICSI, che significa iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo. Però questa pratica, che per fortuna adesso è possibile svolgere in Italia, qui al Sant'Orso abbiamo un centro dedicato, però non deve essere un motivo per non cercare di risolvere invece a monte un problema maschile qualora sia risolvibile. E a questo punto mi viene subito da citare una patologia molto diffusa, che è il varicocele, che è una banale dilatazione delle vene intorno ai testicoli, soprattutto il sinistro, che negli anni compare verso la pubertà e, se viene trascurato, nell'arco dei successivi 10, 15, 20 anni, porta inevitabilmente a una progressiva sofferenza dei testicoli stessi e quindi a caduta a una produzione meno buona degli spermatozoi. Succede così che arrivano queste coppie e, visitando la parte maschile, scopriamo un evidente varicocele che, siccome non dà un particolare fastidio o un dolore, veniva trascurato. E questo però ha fatto sì che all'osservazione dello spermiogramma di questo soggetto, di questo paziente, noi andiamo a rilevare un deficit grave di tutti i principali parametri e quindi ci troviamo un po' in ritardo a correggere questa situazione. Questo è un esempio di quello che facciamo a livello dell'infertilità. Poi naturalmente, quando è necessario, andiamo chirurgicamente a ricercare, a prelevare gli spermatozoi direttamente dai testicoli per poi affidarle al biologo della riproduzione, che si occuperà di completare l'introduzione di questi spermatozoi nelle cellule uovo e negli ovociti, e poi il ginecologo li impianterà nell'utero, e questa è la procreazione medicalmente assistita. Professore, che poi praticamente siamo ritornati al discorso iniziale, perché se un giovane avesse curato il suo varicocele all'età giusta, quindi magari quando all'insorgere o alla prima visita, magari a 12 anni, non sarebbe arrivato poi ad avere un problema più grave in età adulta. È esattamente così. E così ci sono anche altre patologie. Io penso agli incurvamenti congeniti del pene, che per questioni di pudore, mal interpretato, di riservatezza, il ragazzo non trasmette, non documenta, non confida né ai genitori, né a nessun altro, e questo lo porta a chiudersi in se stesso, a evitare, per timore di essere valutato male, di essere irriso, evita il contatto con l'altro sesso, diventa introverso, e quindi voi potete ben capire, in un'età delicata come quella adolescenziale, come certo, questo riverberi in maniera importante sul comportamento generale e sul carattere del ragazzo stesso. Professore, a Bologna l'andrologia ha una tradizione consolidata? Ah sì, molto, molto. Io sono, devo dire, stato onorato di essere stato chiamato qui oltre 10 anni, 10 anni o sono, a prendere l'eredità di questa conduzione, di questa direzione. Già dagli anni 70, col professor Maver e poi col professor Soli e poi con me, questa struttura è stata una delle poche in Italia ad essere autonoma, ad avere una propria autonomia strutturale, pur nell'ambito di un dipartimento più complesso,
E quindi è stato sempre un fiore all'occhiello e per questo ci viene riconosciuta. E io appunto sono stato felice di poter accogliere questa eredità. Io vengo da Milano, ma mi sono trasferito volentieri qui in questa città così prestigiosa dal punto di vista universitario, una tradizione di 1000 anni, e anche l'andrologia si colloca molto bene in questa realtà. Professore, lei prima a microfoni spenti ci parlava di un progetto che riguarda la creazione di una rete andrologica metropolitana a Bologna. Di cosa si tratta? È un progetto in cui stiamo lavorando con la direzione sanitaria e con la direzione medica. È un progetto interessante che cerca di uniformare nei principali centri di accoglienza in sanitaria qui a Bologna e nell'Interland, diciamo, per far sì che ci sia una rete di comunicazioni che di fatto già un po' esiste, ma è a livello così amichevole, di rapporto tra colleghi, urgenze particolari, necessità di una chirurgia di secondo o terzo livello, e quindi i pazienti ci vengono inviati, ma previo un contatto, come dicevo, amichevole, telefonico tra colleghi. Stiamo cercando di strutturare una rete in modo che il cittadino bolognese o dei dintorni, qualora si rivolga all'ambulatorio, al centro di andrologia più vicino alla sua abitazione, più comodo per lui, si trovi comunque inserito in una rete ben strutturata e quindi possa adire a tutti i servizi che riceverebbe anche presentandosi qui al Sant'Orsola. Potrei far vedere, se lo ritiene la regia interessante, far vedere dei Deplian che noi abbiamo diffuso presso i giovani delle scuole superiori qualche anno fa, dopo aver fatto una campagna di informazione qui insieme professor Martorana, al professor Bruno Cilla e ai miei collaboratori, abbiamo immaginato una sorta di dialogo fatto con la app tra il padre e il figlio su vari argomenti, come l'esigenza di una protezione durante i rapporti, l'esigenza per evitare le malattie a trasmissione sessuale, ad esempio, vedete qui, l'uso corretto del profilattico, l'attenzione verso l'igiene e le trasmissioni di malattie. Oppure un altro argomento, vedete l'importanza dell'autopalpazione dei testicoli proprio per rilevare le patologie silenti e gravi come il tumore del testicolo, che ha una alta incidenza nell'età giovanile. Quindi una semplice autopalpazione durante la doccia può risolvere, e così via. E questa è stata una cosa che è stata bene accolta, vedete qui il discorso del varicocele, dell'infertilità, quindi anche questo, sapere andare dall'andrologo per prevenire invece di curare, vedete sopra c'è il disegno dello spermatozoo che si muove. Bene, e tutto questo è stato accolto in maniera simpatica e speriamo che abbia indotto insomma questi ragazzi che ricevevano e leggevano questo Deplian a venire con più facilità e più fiducia qui da noi. Eh sì, speriamo insomma che anche i ragazzi cominciano ad abituarsi all'idea che, arrivato ad una certa età, forse noi genitori dovremmo essere, arrivato ad una certa età comunque si va dall'andrologo, così come le ragazze ad una certa età vanno dal ginecologo. Dovrebbe essere insomma... Raggiungeremo questo obiettivo. Questo è l'obiettivo. Parliamo adesso, professore, di disfunzione erettile. A che punto siamo? Come tutti sappiamo, perché è la realtà che ci circonda, l'avvento delle pillole, la pillola blu, senza fare nomi, ma sappiamo di cosa si tratta, e tutte le sorelle che si sono piano piano affiancate, hanno, se vogliamo usare questo termine, sdoganato il problema. Il problema che Vitaliano Brancati descrisse magistralmente nel suo romanzo Il Bell'Antonio, cioè il dramma che si crea all'interno della psiche di un uomo e di riverbero nella coppia quando si manifesta il problema della disfunzione erettiva. Quindi quando il letto coniugale o comunque di una coppia si trasforma in un momento di sofferenza e di terrore, perché questo
uomo, questo maschio, non riesce più ad assolvere il primo, diciamo, compito, che è quello della sessualità, dell'affettività, che si trasforma anche nel rapporto sessuale. Quindi questa cosa è sempre stata nascosta, tenuta, timorosa nei recessi dell'intimità, quando poi c'è stata... Perché questo? Perché c'era la convinzione che ci fosse poca possibilità di cura. Io ricordo quando, in epoca pre-pillola, questi pazienti avevano scarse possibilità di risolvere il loro problema, e quindi c'era un po' di sfiducia nella possibile soluzione, per cui questo problema rimaneva molto sotto traccia e non era emerso. Con l'avvento delle pillole, la grande popolarità che questo ha portato, pensate alle trasmissioni con Maurizio Costanzo e così via, finalmente questa cosa si è sdoganata, come dicevo. Il paziente viene sempre più diffusamente a manifestare le sue problematiche. Queste pillole, qualora siano prescrivibili, ma lo sono nella maggior parte dei pazienti, sono in grado di risolvere la stragrande maggioranza dei problemi. Non li risolvono in senso curativo, ma in senso sintomatico. Non sono pericolose, naturalmente, se prescritte da un medico e da uno specialista che conosce la situazione cardiovascolare e generale del paziente, però, ripeto, non hanno una ambizione terapeutica, è un'ambizione di trattamento efficace, ma non curativa. Il 70%, diciamo, per cento dei pazienti che soffrono di disfunzione erettiva e che vengono trattati con questi supporti, con questa terapia per bocca orale, risolvono in maniera brillante la loro situazione. Per l'altro 30% bisogna ricorrere a qualcosa di più invasivo, che consiste nella possibilità di utilizzare uno strumento a vuoto che si chiama il vacuum, che c'è da molti anni ma che è poco popolare in Italia, ma che si sta diffondendo e che è poco invasivo ed è molto efficace. C'è la possibilità di utilizzare la somministrazione all'interno direttamente dei corpi cavernosi del pene con un'iniezione di un vasodilatatore, quindi questo che esisteva già in epoca pre-pillole e è molto efficace, anche se è un po' invasivo, ma non particolarmente doloroso e non particolarmente difficile da utilizzare per il paziente. E poi infine, quando tutto questo non riesca ancora una volta a soddisfare le esigenze dei nostri ammalati, pensiamo al gran numero di soggetti giovani che vengono sottoposti a intervento per carcinoma della prostata o della vescica e ancora in età giovanile si trovano con delle condizioni che noi definiamo iatrogene, cioè provenienti dai farmaci o dagli interventi chirurgici. Bene, questi pazienti possono talvolta essere in situazioni di non essere in grado di rispondere a questi presidi terapeutici di cui ho parlato, e quindi rimane l'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico, per fortuna, risolve definitivamente questo problema. Sto parlando degli impianti protesici del pene, che sono una realtà consolidata e molto efficace da molti anni. È una tecnica, ripeto, sicura, che in Italia stenta un poco a diffondersi per questioni sostanzialmente di costi. Il servizio sanitario ne può coprire in alcuni centri di eccellenza, come per fortuna è il nostro Sant'Orsola di Bologna, ma i numeri sono contingentati, perché per questioni che adesso è un po' noioso spiegare, ma ogni qualvolta un paziente viene sottoposto a questo tipo di intervento, l'azienda, diciamo, sanitaria subisce un piccolo deficit, perché non neanche troppo piccolo, perché il rimborso da parte della regione non copre il costo della protesi stessa. E così abbiamo un certo numero, non ne possiamo mettere una quindicina in un anno, e quindi poi naturalmente le richieste sarebbero molto maggiori.
Però questa è comunque una grande soluzione. Dove esiste ed è più diffuso il concetto della copertura assicurativa sanitaria, ad esempio negli Stati Uniti, se ne impiantano decine di migliaia ogni anno. Professore, cosa può dirci invece della sindrome del pene piccolo? Ah, questo è un argomento molto delicato, ma molto, molto importante perché porta anch'esso a un isolamento progressivo il paziente, con conseguenze delle volte davvero dolorose. Il mito delle dimensioni del membro maschile ci segue da sempre, no? Dall'antichità. Ci sono le statue di Priapo, ci sono addirittura delle culture orientali che festeggiano, hanno dei giorni in cui fanno delle sfilate con il simbolo fallico rappresentato. Quindi nulla di nuovo, nulla di particolare. Però mentre in queste situazioni viene in un certo modo smitizzato questo argomento, nella nostra cultura è ancora qualcosa che turba molto. Bisogna subito sgomberare la mente da falsi miti. Per un rapporto sessuale soddisfacente per entrambi i partner, le dimensioni del pene non hanno un valore assoluto, hanno un valore simbolico, ma quello va distinto dal valore, dall'aspetto della fisiologia del rapporto. La vagina è una struttura estremamente elastica che si adatta quindi alle diverse dimensioni del pene del partner e garantisce lo stesso alla donna di avere un'ottima ricezione di sensibilità. Per di più, la maggior parte dei recettori della vagina, parlo dei recettori del piacere sessuale, sono nel primo tratto del condotto vaginale, nei primi 10-15 centimetri. Quindi voglio dire, questa cosa della simbologia del pene grande è qualcosa di simbolico, ma no, non si traduce in realtà in una reale difficoltà nei rapporti. Questo naturalmente al di là dei limiti, perché esiste anche il reale pene piccolo, ma si parla di condizioni rarissime. Su base disendocrina, cioè di alterazione ormonale già nell'età infantile, che quindi vanno curati, vanno affrontati, ma non è questa la sede per parlare. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'uomo viene a chiedere di avere un pene più grande, perché quasi tutti gli uomini desidererebbero avere un pene più grande, perché fa parte quasi del gioco, dello scherzo, coscienza popolare, però questo non deve tradursi in una paura di non essere adeguato, che coglie naturalmente soprattutto i giovani, dove magari la sindrome da spogliatoio, la cosiddetta Locke syndrome, è quella che magari di fronte a una battuta dei compagni spogliandosi in un ambiente sportivo o così, una battuta mal interpretata, troppo sofferta da parte del soggetto, lo porta inevitabilmente a isolarsi e questo ritarda moltissimo poi l'inizio dell'attività sessuale e purtroppo ci capita di vedere in ambulatorio soggetti del tutto normali da tutti i punti di vista che arrivati anche all'età di 30 o 35 anni non hanno ancora mai avuto il coraggio di avvicinarsi a una partner, avere il piacere di un rapporto sessuale per paura di essere inadeguati. E qui naturalmente si innesca tutto il problema del facile accesso alla pornografia su internet e quindi dei modelli realistici con cui i ragazzi fanno dei confronti e da qui nasce l'idea di essere inadeguati. Questo è un compito che ci spetta naturalmente. Non rileverò mai abbastanza l'importanza di un approccio multidisciplinare. Io mi avvalgo moltissimo, i miei collaboratori si avvalgono proprio quotidianamente dell'assistenza di colleghi endocrinologi, ma anche di colleghi psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, che ci aiutano moltissimo con queste situazioni.
Bene, professore, non ci sono parole per ringraziarla per il modo in cui lei si è rivolto agli uomini, ai giovani uomini in modo particolare. È stato prezioso il suo contributo oggi. Grazie molte, professore. Sono io che ringrazio a voi e un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.